Presidente, io intervengo perché è necessario ogni tanto ristabilire la verità. E la verità va ristabilita dicendo che il Partito Democratico era stato invitato ad una trasmissione televisiva e che per ragioni di impegni non ha potuto partecipare alla trasmissione. E ci tengo anche a ribadire che dall'indomani ho immediatamente chiamato la TV locale per chiedere una replica. Questa replica andrà in onda questa sera, così i cittadini possono stare certi che il Partito Democratico non si sottrae a nessun confronto, non si sottrae a nessun dibattito. Il Partito Democratico è sempre pronto in prima linea a fare le barricate a difesa della intera città di Mazara del Vallo. Cosa ben diversa, Presidente, dal fatto che io ogni tanto mi piace molto ascoltare, Presidente, e ascolto in genere tutti. Ascoltare l'amministrazione, in questo caso il vice sindaco, proferire delle notizie all'intera cittadinanza, delle notizie che dovrebbe sapere sono infondate, sono prive di possibilità di realizzazione, perché vanno contro le norme. Ora, che certe dichiarazioni me le faccia l'usciere del mio palazzo mi sta bene, perché l'usciere del mio palazzo non è tenuto a conoscere le norme e regolamenti attuati nella Nazione Italia, non è tenuto a conoscere le norme e regolamenti della Regione Sicilia, non può tenere sul comodino il decreto Balduzzi e il decreto Lorenzin. Ma che queste dichiarazioni mi vengono fatte in aula da un vice sindaco mi fa pensare se lo si fa per mancata conoscenza o lo si fa per fuorviare le notizie nei confronti della cittadinanza. Ed è ai cittadini che mi voglio rivolgere. Carissimi cittadini, da qualche giorno vige in città un ampio dibattito, devo dire molto 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 strumentalizzato, perché molto probabilmente per essere al centro dell'attenzione è necessario strumentalizzare le cose importanti. Quando parliamo di salute parliamo di cose importanti, e io di cuore questa sera faccio un augurio spassionato al consigliere Ingargiola, carissimo amico, al consigliere Cangemi, altro carissimo amico, perché devono affrontare un percorso che li vedrà protagonisti loro stessi della necessità di rivolgersi al servizio sanitario regionale per andare a risolvere le proprie problematiche. A loro va il mio ampio augurio di poter risolvere immediatamente i propri problemi di salute. Quando si parla di salute, cittadini, è necessario che vi si diano le giuste informazioni, perché voi cittadini dovete sapere come stanno le cose con le norme alla mano, perché parlare è a vanvera, lo può fare un bambino piccolo quando fa il capriccio. I bambini piccoli fanno il capriccio e chiedono qualcosa che in quel momento magari non si può avere, ma il bambino non lo capisce. Un adulto che ricopre una carica politica importante non deve raccontare corbellerie. Vengo e mi spiego, Presidente. Il polo oncologico che oggi è stato chiesto, perché lo vogliamo, non è più attuabile. Il polo oncologico si doveva immaginare come è stato immaginato dall'assessore Russo, ma si doveva anche attuare in quel momento con dei decreti assessoriali, perché in quel momento era possibile farlo. Era possibile farlo perché le norme lo permettevano. Oggi mi pare tra l'altro che l'assessore debba sapere queste cose di prima mano, perché era accanto a Massimo Russo nel periodo elettorale, sullo stesso palco, hanno condiviso campagne elettorali in comune. Quindi deve essere sicuramente informato che nel frattempo, mentre l'assessore Russo era in fase uscente, entrava in vigore il decreto Balduzzi, Presidente. Il decreto Balduzzi, cari cittadini, è un insieme, è un regolamento fatto di norme che ogni regione deve attuare, che ogni regione deve rispettare
per poi poter essere agevolata in altri processi che poi vi racconto. Quando l'assessore Russo esce dalla sua esperienza di assessore, era già entrato in vigore il decreto del Balduzzi, tant'è che il successore dell'assessore Russo, chiamasi dottoressa Borsellino, mette mano, manda il piano al ministero, quel piano rivisitato, perché non facciamo passare il messaggio che l'ultimo assessore in carica adesso, l'assessore Gucciardi, ha smontato il piano di Russo. Il piano di Russo è stato smontato dal dirigente di Russo allora, dottoressa Borsellino, diventata poi assessore regionale. La dirigente Borsellino non smonta il piano per fare un dispiacere o un torto all'assessore Russo, smonta il piano perché è ligia alla legge, cerca di adeguarsi alle norme. Poi tutti sappiamo come è andata a finire, per dei tecnicismi che non si sono rispettati, quel piano non è stato approvato. Quel piano, Presidente, lei lo sa, vive nel mondo anche lei della sanità in famiglia, quel piano fu bocciato. Entra l'assessore Gucciardi, rimette mano al piano di sana pianta, e quando rimette mano al piano lo fa tenendo conto delle norme. Le norme non è che sono rispettabili al giorno alterni, le norme non è che sono rispettabili se mi fanno comodo, le norme sono norme e si devono rispettare. E il decreto Balduzzi, poi seguito dal decreto Lorenzin, parla chiaro: il polo non è più previsto, il polo viene sostituito dalla rete. La rete è un insieme, sono degli ospedali che insieme l'un l'altro si coordinano. E fare rete significa che un ospedale è indispensabile al funzionamento dell'altro ospedale. Questa si chiama rete, queste si chiamano indicazioni ministeriali. Le stesse indicazioni ministeriali stabiliscono due priorità: uno, l'abbattimento dei costi, il rientro nel piano sanitario di tutte le regioni; due, la certezza di assicurare i LEA, il livello essenziale di assistenza, cioè a dire: io devo essere certa che un paziente che ha un problema abbia una rete d'assistenza chiamata tempo dipendente. Tempo dipendente significa che io devo essere in grado di assicurare quel paziente di raggiungere in tempo utile per salvarsi la vita il nosocomio vicino casa sua. Vado dalla conclusione, Presidente. Nel tempo stabilito dai canoni e dalle nozioni contenute nel decreto Balduzzi e Lorenzin. Detto questo, significa che se noi continuiamo a chiedere il polo, non vogliamo che il piano sanitario nazionale sia adeguato alle normative in vigore, vogliamo che il piano regionale rimanga tale e quale, rimanga fuori norma. Questo fuori norma finora non ci ha permesso di fare le assunzioni. Se siamo sotto organico è perché nessuno si è preso la briga, è stato capace di farsi approvare il piano. Nessuno, perché se qualora prima d'ora qualcuno l'avesse fatto approvare, noi avremmo già fatto i concorsi. Il decreto Balduzzi ha vietato a tutte le regioni che non si erano adeguate di poter fare i concorsi. Se questo piano presentato verrà approvato, partono i concorsi. Quindi delle due l'una: o scelgo la politica sanitaria del cittadino, cercando di dare assistenza al cittadino, cercando di dare il diritto sacrosanto alla salute del cittadino siciliano, che deve essere tale e quale, uguale, identico a quello della Val d'Aosta e a quello della Lombardia, o scelgo di fare politica non adeguandomi alle norme e magari nominando a turno l'amico o il contramico, primario o controprimario. Quindi delle due sembra che questo assessore abbia scelto di adeguarsi alle norme. Io la invito a chiudere il suo intervento. Vado a chiudere, Presidente. Mi pare tra l'altro che sia necessario sentire anche l'amministrazione, perché l'amministrazione ha anche approvato questo benedetto piano. E mi pare assolutamente necessario dire al cittadino che il Partito Democratico, cari cittadini, qualora Mazzara del Vallo
l'ospedale di Mazara del Vallo venisse declassato rispetto ai parametri stabiliti dai decreti che prevedono per Mazara un ospedale di base, non perché lo sceglie il direttore sanitario di turno, l'assessore di turno, perché le norme dicono che a noi tocca quello di base per bacino di utenza, e che a Trapani tocca quello di primo livello per bacino di utenza, e che nel resto della provincia ci saranno ospedali di base. Dopodiché Mazara ha la fortuna di avere un ospedale che è d'eccellenza come struttura, ma va riempita di professionalità. E io non mi vergogno a dirlo, anch'io, consigliere Ingargiola, anch'io qualche mese fa sono dovuta andare in ospedale per fare un intervento chirurgico. Non mi vergogno a dire che sono, che io ignoro, non lo so se sono stata operata in una struttura, in un reparto di struttura semplice o complessa, non lo so. So che io mi sono affidata alla professionalità di quel primario, mi sono affidata alla professionalità di quell'equipe, perché sapevo che quel primario era un primario di livello. Presidente, vado a chiudere. E allora al cittadino diciamo, cittadini, sappiate che il Partito Democratico, nel momento in cui dovesse essere declassato, nel momento in cui dovesse essere demortificato, che non si venga più a dire presidente, non lo permetto, nelle more che Trapani non c'è, a me mi date la complessa e poi ve la ripigliate, non esiste. Perché se a Mazara tocca la complessa nasce e muore a Mazara. Noi non siamo ruota di scorta di nessuno. Noi pretendiamo di avere quello che... Presidente, ma c'è un rosario accanto a me. Non ho capito che succede. Vado a concludere. C'ho i sottotitoli. Presidente, vado a chiudere. Nessuno si permetta di pensare che Mazara è ruota di scorta della provincia. Non per campanilismo, ma perché dobbiamo essere ligi alle leggi. Nel momento in cui Mazara dovesse avere la cittadinanza di Mazara e l'ospedale di Mazara dovesse avere un declassamento che va al di fuori delle norme che ci indicano che cosa ci tocca a Mazara, cioè addio ospedale di base più una radioterapia, che per quello che so, e questo voglio informare i cittadini, si è addirittura d'arrivo per cercare di portare a Mazara e fare uno start-up sulla radioterapia d'eccellenza, dove vengono scelti i migliori professionisti in campo sanitario nazionale. Grazie. E invito tutti ad andare a vedere di che cosa si tratta. Invito tutti, presidente, chiudo, di non raccontare corbellerie, di non dire che lì smette fare radioterapia. Ci si informi prima, si vada dopo scuola prima di informare la cittadinanza di falsità.